diplomato in violoncello, laureato in giurisprudenza, specializzato in psicologia. Sei trainer di PNL, esperto in ipnosi ericksoniana. Quindi musica, psicoterapia, l'uso consapevole del linguaggio e del potere creativo delle parole, l'ipnosi ericksoniana, il diritto. Faccio quello che sento di dover fare, insomma, in base alle esperienze della mia vita. Io ho incontrato dei grandi maestri. In primo luogo devo dirti, ho incontrato nella musica Boris Porena, che voglio ricordare anche qui. Senza questo incontro non sarei certamente adesso a parlare con te, avrei fatto una vita completamente diversa. Ho avuto delle crisi psicologiche, come dire, difficoltà mie personali. Stavi cercando te stesso, sì, la tua strada? Sì, in realtà io avevo una tendenza psicosomatica, quindi avevo più che altro caratteristiche proprio del fegato, di certe caratteristiche. Insomma. Per allora la medicina non era avanti come adesso, quindi certo, non era così olistica. No. Quindi la cosa che ho trovato erano i psicofarmaci che mi davano per calmare, quindi avevo spesso delle forme di annebbiamento, facevo una fatica bestiale a studiare. Io ho incontrato un grande maestro, è stato Boris Porena. Quando sono andato per la prima volta al Conservatorio di Santa Cecilia, ho incontrato per fargli far conoscere il lavoro che faceva allora, che era improvvisazione musicale, e appena l'ho visto ho sentito una trasformazione. Ho sentito, ho guardato i suoi occhi e sentito, come dire, io sono a casa, ma è subito che è successo. Se non avessi incontrato un uomo così, sarei stato molto rigido, bloccato, avrei fatto fatica. Invece mi sono sentito come a casa, da quel sensazione che si ha quando trovi una base sicura, grande. Oh, wow! Cosa stupenda. Wow! Boris è stato per me la salvezza. Certo. Le difficoltà di fronte. Ho incontrato Boris e ti devo dire che i miei vettori sono andati a posto, nel senso che ho detto, ma questo è quello che voglio. Ecco, e quindi sei arrivato a capire quale fosse il tuo perché, in quel momento? Beh, in un certo senso sì, perché intanto ti descrivo Boris. Boris era una persona che aveva un'apertura mentale a 360 gradi. Uno dei musicisti in Italia all'epoca più riconosciuti. Poi dopo anche lui ha avuto una crisi come me, perché dice, ma che cosa sto facendo adesso con questo tipo di musica? Qual è questo percorso? Non capiva. Finché ha incontrato Paola Buchan, che era una grande violoncellista che veniva da Zagabria, un paese completamente diverso. E quando si incontrarono, Boris vide qualcosa che non aveva mai visto prima, una donna che gli apriva una prospettiva diversa da quella che è il solipsismo del grande musicista alto colto che comunica con pochissime persone ormai, perché in Italia la musica contemporanea era seguita da 2000 persone, 3000, un clan chiuso. Boris era una persona che era sempre di buon umore ed era sempre pronta a scherzare e giocare ed era un ascoltatore straordinario. Lui diceva, guarda, io non sono interessato tanto a parlare, le cose che dico le so, io sono interessato a capire come gli altri pensano. La cosa che a me ha colpito di più, siccome venivo comunque, stavo cominciando a interessarmi alla psicologia un pochino almeno, è il suo modo di rapportarsi agli altri esseri umani. Una volta in cui fu attaccato brutalmente da una persona colta, eccetera, ma dicendogli cose che non erano vere, lui rimase lì ad ascoltare fino alla fine. E poi uscimmo da questa riunione che finì a mezzanotte e allora gli chiesi, senti Boris, come stai? E mi guarda e dice, bene, no, perché sei stato attaccato, no? Ma sai, e parlò di quest'altra persona, così, disse, ma sai, lui è una persona che è una persona intelligente, ma questa sera si vede che era irritato, così ha cominciato a dire delle cose che, peccato, io ho provato a farlo ragionare un po', ma non ci sono riuscito, mi dispiace. Boris non è una persona che parla di spiritualità, ma è perché lo è, esatto, è. Esatto. Cioè, lui, quando il figlio aveva 3 anni, figlio Thomas, una volta in giardino gli ha detto, Thomas, vieni un po' qua che ti devo parlare. Thomas arriva e dice, sai, per me è molto importante che tu diventi una persona egoista, cioè che sai veramente che cosa gli piace nella vita, perché così se lo fai sei contento. E Thomas fa, certo, bene, poi disse, naturalmente se vuoi essere davvero contento devi anche tener conto, fare in modo che anch'io e la mamma siamo contenti, perché se no tu poi non, come dice, certo, poi che anche la nonna, no, siamo contenti, e pian pianino l'allarga, gli dice, ma poi che anche altre persone, no, fino a dirgli che per essere contenti bisogna fare in modo che questa, comportarsi in modo che tutti stiano bene. Thomas è diventato un ragazzo straordinario, naturalmente. Il background da cui io poi ho fatto i cambiamenti è dovuto all'incontro con lui.
stesso. Noi siamo parte di un qualcosa di più grande. Troppo spesso ce ne dimentichiamo e questa dimenticanza non fa che alimentare il nostro io interiore, despota, tiranno, il giudice censore, quello che trasforma la mente in un tribunale, che giudica continuamente. Un consiglio pratico per zittire questo giudice censore, dando più spazio allo sviluppo di un ego che non sia l'ego di quel tipo, insomma, ma che sia l'io governo intelligente, quello che fa un po' da papà, quello che ha buon senso. Questo passaggio, cambiamento, come si può ottenere? Cioè, ognuno poi trova la sua strada, l'ego in qualche modo, tra virgolette, deve morire, cioè deve finire questa parte di noi che è ostile, per accedere alla parte di noi che invece è socievole e quindi vive bene, produce bene intorno a sé, non male. In qualche modo, nella mia esperienza, ma credo un po' sia universale, bisogna incontrare delle persone, dei maestri, cioè persone che possono farti un po' da guida. Se vuoi andare sul Cervino ti devi prendere la guida alpina, perché se no rischi. No? Cioè magari giri e ti trovi poi in difficoltà. Le guide sono tante, possono essere anche persone molto semplici. Ci sono, nella mia esperienza di terapeuta, ho visto che certe persone che avrebbero dovuto essere psicotici non lo erano. Mi sono sempre chiesto, ma che hai incontrato per cui? Per esserti, tra virgolette, sì, salvato. Ecco, sì. Molte persone hanno incontrato una zia, un nonno, cioè qualcuno nella famiglia, oppure fuori dalla famiglia, un insegnante, oppure chi non ha avuto nessuna di queste fortune è entrato in contatto con la natura, ad esempio con una pianta, con un cane, con non so, qualcosa per cui loro provavano affetto. L'essere umano sano prova affetto, cioè ha una tendenza all'apertura del cuore, poi le ferite tendono a chiudere il cuore. Allora ci sono tante situazioni che nella vita possono favorire l'apertura del cuore. Alcune accadono, è bene, altre le possiamo favorire. Ad esempio, leggere dei testi, quelli che con cui sentiamo risonanza, è come cibarsi di cibo, di cose buone. Ecco, wow. Quindi quanto è importante l'alimentazione. Se mangi solo cose porcherie non stai bene in salute, da giovane magari non te ne accorgi, via via, però sì. Così vale per le letture, così vale per i film. Ci sono dei film che sono evocativi, sono poetici. Sì, sono poetici. Io per esempio certi film li vedo 20 volte, 30 volte, come la Sinfonia di Beethoven, la rivedo finché non la imparo. Così nei film imparare le battute, imparare come si muove quell'attore in cui tu hai riconosciuto una qualità che vorresti avere. Vorresti avere, ma parte ce l'hai già, perché se no non l'avresti visto. Ci sono dei valori in certi film, in certe cose, che sono anche fatti molto bene. Io ho incontrato poi sul mondo del mondo spirituale, ho incontrato persone che mi hanno aiutato a capire molto meglio, no? Ad esempio Marco Vannini è stato di grande importanza per me per capire il mondo del cristianesimo, nel cui ci avevo capito niente, se non certe cose distorte. Capire Gesù, capire il vero senso dei Vangeli. Marco Luzzi su quel settore lì è stato di grande aiuto per me. Nel buddismo ho incontrato un amico che era un praticante di meditazione di alto livello, che mi ha insegnato tutto quello che lui sapeva, era un filosofo. Si fanno incontri, ma bisogna anche in qualche modo dargli valore. Cioè, certo, se io certo incontro una persona che sento che ho attrazione perché può insegnarmi qualcosa, attenzione a non dimenticarsene e quindi frequentarla quella lì, perché noi spesso, se no, frequentiamo tanto persone che non ci fanno bene, magari per abitudine continuiamo a uscire sempre con le stesse persone con le quali però magari ci si lamenta, si chiacchiera a un livello molto superficiale. Ce ne sono altre con le quali si può scendere a livello più profondo. È il tema, poi lo riprendiamo insieme, perché questo lo riprendiamo, ci vediamo, questo è un arrivederci. Sono felicissima di averti incontrato. Grazie per questo incontro prezioso. Grazie anche a Marco che ci ha presentato. Io posso dirti una cosa, è stata l'intervista che ricordo più gradevole che mi ha fatto. Ma questo è bellissimo.